Io mi chiamo Mattiurzo e sono il coordinatore dell'associazione Filitas. Al mio fianco c'è il dottor Emilio Sarrega, direttore del centro trasfusionale, e per ultimo, ma non ultimo, Francesco Rizzo, che è segretario dell'USP provinciale. Una bella iniziativa di valore morale e sociale importantissimo, quella organizzata dalla FIDAS in collaborazione con l'USB Taranto, con l'associazione Giorgio Forever e con Primus Bar, una raccolta appunto di donazioni di sangue prevista per il 27 febbraio, una iniziativa appunto che vuol andare incontro a chi soffre in un momento difficile per l'umanità. Siamo con Gian Michele Mattiuzzo, che è appunto il rappresentante, il presidente della FIDAS. Illustriamo questa iniziativa. Bene, questa iniziativa è stata organizzata proprio per andare incontro al centro trasfusionale che purtroppo è in grave condizione di carenza di sangue. E abbiamo organizzato questa cosa qui a Piazza della Vittoria dalle 8 alle 12 del 27 febbraio, dopodomani in pratica, e consigliamo le persone di fare una piccola colazione escludendo i latticini e i suoi derivati, in quanto poi i valori del colesterolo potrebbero... Anche un caffè si può prendere. Un caffè, un po' di marmellata con un po' con qualcosina. Una colazione molto leggera. Molto leggera, perché poi la colazione la offriremo noi, quella seria, pesante. Sarà il pieno, come infatti, dire. Difatti. Ecco, parliamo, è bello vedere coinvolte varie realtà del territorio, una appunto sigla sindacale, l'USB di Taranto, un'associazione Giorgio Forever molto impegnata per quanto riguarda le problematiche ambientali, una realtà commerciale, come detto, il Primus Bar. Come dire, l'unione fa la forza. Difatti, normalmente siamo noi associazioni che ci avviciniamo alle associazioni, al volontariato in genere, per creare le condizioni di poter donare. Questa volta, devo dire la verità, l'USB è venuta spontaneamente e questo depone molto bene sulla sensibilità di questa sigla sindacale. Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, tante battaglie per l'ambiente, tante battaglie per la vita nell'ambito dell'attività sindacale di USB. Ora un ulteriore appello alla difesa della vita, alla tutela della vita, all'aiuto verso il prossimo con questa raccolta, appunto, con questo invito alle donazioni di sangue organizzata l'iniziativa per il 27. Sì, noi intendiamo come mettere al centro, come sempre, come dire, il diritto alla vita, la solidarietà fra le persone. E credo che rispetto al gran bisogno che c'è negli ospedali tarantini di sangue, io credo che questo sia un atto dovuto. Noi abbiamo contattato la FIDAS e il 27, secondo noi, è il primo passo. Non intendiamo, come dire, fare una cosa spot. In realtà intendiamo mettere in campo insieme a FIDAS e Giorgio Forever, che insieme a noi sta partecipando al Primus Bar, intendiamo calendarizzare tutta una serie di interventi atti a invogliare le persone a donare il sangue, che devono, come dire, diventare regola fissa, quello che un po' manca a Taranto da qualche anno. Da molti anni, un'iniziativa che appunto vede coinvolti vari soggetti, quindi il mondo del sindacato, il mondo ovviamente dell'associazionismo, un'attività commerciale. Questa città ha bisogno di unità e nel vostro piccolo avete cercato di realizzare questa unità. Sì, infatti uno degli obiettivi dell'iniziativa del 27 è proprio questa. Quando abbiamo contattato il Primus Bar, io gli avevo chiesto, loro mi hanno detto
detto noi su queste cose ci stiamo, non ci sono problemi, veniamo immediatamente. Cioè c'è stato, come dire, traspare una gran voglia da parte di tanti soggetti in città, come dire, di rendersi utili per le cause, come dire, che guardano purtroppo alla, a chi soffre all'interno di questa città. E da questo punto di vista noi vogliamo essere un po' un esempio per tutti gli altri, quindi come ho già detto, questa è la prima di tante iniziative che metteremo in campo, che ha come finalità quella di unire la città e soprattutto di renderci solidali uno con l'altro. Michele Altamura, coordinatore per quanto riguarda l'USB dei lavoratori ex Ilva in AS, una iniziativa, quella del 27, che mira al cuore, che mira davvero a restituire il sorriso a chi soffre, ed è stata proprio l'USB, come detto dal rappresentante della Fidas, a contattare il mondo dell'associazionismo per portare avanti l'unica vera battaglia da combattere, quella per la vita. Ma l'USB è sempre vicino a queste tematiche sociali, infatti da quando siamo in cassa integrazione c'è stato un calo netto nelle donazioni del sangue e abbiamo spinto questa nostra iniziativa contattando anche la Fidas, dove ha accolto volentieri questo nostro appello. Il giorno 27 faremo questa donazione di sangue con tutti gli ex lavoratori ILVA che attualmente siamo in cassa integrazione, sperando anche nell'aiuto anche dei cittadini normali di Taranto, proprio perché è un gesto importante per tutte le persone in difficoltà. In una città che soffre, in una città in cui si muore di tumore, in una città che purtroppo c'ha il marchio triste della fabbrica assassina, ecco, è uno spiraglio questa iniziativa, è un voler gridare il nostro diritto alla vita. Beh, si sa benissimo, Taranto purtroppo sta vivendo un periodo alquanto particolare nell'ambito dell'inquinamento e delle varie problematiche a livello di salute. Noi ci mettiamo tutto il nostro, incominciamo diverse iniziative che abbiamo fatto anche quest'anno, dalla donazione delle calze per la Befana e anche questa ulteriore iniziativa per la donazione del sangue. Ci saranno ulteriori altre iniziative, noi siamo sempre pronti e disponibili per la città di Taranto e per tutta la provincia. Carla Lucarelli, presidente dell'associazione Giorgio Forever, una iniziativa che vede in prima linea il mondo dell'associazionismo, appunto con la vostra partecipazione. Un momento difficile, lo abbiamo detto più volte, che vive Taranto, e la donazione del sangue è uno dei modi, una delle manifestazioni più tangibili, più visibili, più vive e vivaci per difendere il diritto alla vita, quel diritto alla vita che a Taranto ci viene negato. Sì, supportiamo questa raccolta del sangue proprio perché il mio vissuto mi ha portato a capire quanto è importante. Quando si entra in un reparto di oncologia pediatrica si vede spesso bambini che hanno bisogno di trasfusioni piastrine, sangue, e spesso ci sono periodi dove c'è difficoltà, o come una volta purtroppo negli ultimi momenti di Giorgio abbiamo avuto difficoltà anche a reperire il sangue necessario per una trasfusione. Quindi ribadisco questo concetto e spero che molti verranno per questa donazione, perché è veramente fondamentale, oltre ovviamente a tutto quel gruppo di persone che ne ha bisogno in maniera continua tutti i giorni. Marco Aria del Primus Bar, il Primus Bar che è un'attività commerciale, ha voluto sposare questa iniziativa, una iniziativa di civiltà e di solidarietà. Sì, salve, buongiorno, Marco Aria del Primus Bar. Diciamo che noi, come piccola realtà, diciamo, tarantina, abbiamo voluto partecipare a questa organizzazione improntata da Fidas, USB e Associazione Giorgio Forever per la donazione sangue per l'ospedale, diciamo, di Taranto. E noi come Primus, sempre presenti, diciamo, nelle iniziative locali, soprattutto sociali, insomma, legate alla fascia sociale, abbiamo pensato quindi di partecipare offrendo dei cornetti proprio in occasione della donazione giovedì 27 in Piazza della Vittoria. Abbiamo deciso di offrire dei cornetti, insomma, una colazione per chi volesse donare il sangue in occasione dell'appuntamento del 27.
Il dottor Emilio Serlenga, direttore del centro trasfusionale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, una iniziativa che davvero vuole essere una boccata d'ossigeno in un momento particolare in cui davvero le trasfusioni stanno registrando appunto un calo, e quindi un'occasione per così creare, dar vita diciamo ad una impennata nei limiti del possibile ovviamente. Sì, sicuramente, perché è un periodo, come sta diventando ormai uno standard all'inizio dell'anno, in cui le donazioni si riducono. Probabilmente ci voleva anche questo problema qui del coronavirus per ridurre ulteriormente la disponibilità della gente a donare. Ciò nonostante, in questo momento soprattutto applaudiamo a qualunque tipo di iniziativa ci mette in condizione di incrementare la raccolta di sangue, perché i malati anche in questo caso non solo non vanno in ferie, ma si ammalano proprio perché ci sono una serie di altri problemi collegati con la stagione invernale. E quindi soprattutto poi nella zona di Taranto noi abbiamo una situazione epidemiologica che è quella dei talassemici, per cui un rifornimento costante e continuo di sangue è indispensabile. Oltretutto la donazione è anche uno strumento importante per fare uno screening, un monitoraggio per chi dona. Magari noi non sappiamo di avere quella patologia o quell'altra e scopriamo, è una forma anche di prevenzione, un modo per aiutare gli altri ma anche per aiutare a amare se stessi. Sì, certo, è evidente che fra gli esami che vengono fatti ad ogni donazione ci sono degli esami che possono dare delle indicazioni abbastanza forti circa la possibilità di essere o meno affetti da qualche patologia. È ovvio che questa affermazione va comunque presa con le pinze, perché in queste condizioni si tratta comunque di approfondire. Diciamo, si lancia una spia, ecco. Sì, sicuramente sì, questo certo.